Ancora una volta con il suo Umberto Smaila Show per i suoi tanti aficionados, nonostante le numerose discese trapanesi, anche questa sera si appresta a bussare una notte di allegria che dalle 22 al Teatro San Barnaba farà volteggiare le note dei mitici anni 60 e 70. E Smailas, c'è da giurarci, non deluderà il suo pubblico. Una formula vincente, quella dell'organizzazione che ha visto alternare sugli spalti del Nino Croce intere generazioni, dagli adolescenti agli ultra sessantenni, che hanno risposto all'offerta in un modo diverso di concepire il sabato sera. Ma questo sabato sarà davvero ricco di appuntamenti per Trapani. Infatti, in via Miraglio Staiti si svolgerà Tesorini di Città, manifestazione dedicata ai bambini con sfilate, animazione, giochi e momenti di informazione sul loro mondo. Questi gli ingredienti della prima edizione di una manifestazione che si prefigge finalità socioculturali, che a partire dalle 20 seguirà un percorso che dalla Casina delle Palme arriverà ad un piccolo village allestito nella tenso struttura del porto, dove è previsto l'inizio dello spettacolo a partire dalle 21 con la conduzione di Vittoria Benante di RMC 101. 5. Le sfilate di abbigliamento in programma, dove protagonisti saranno i bambini dai 3 ai 12 anni, intervallate da esibizioni di danza e dagli interventi di specialisti, istruttori, educatori ed esperti nel settore della sicurezza e della prevenzione della salute per i più piccoli. Sarà inoltre presentato il libretto dell'ABC, che racchiude preziose informazioni per i genitori per la salute dei loro figli. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ospite d'onore della serata e promotori del progetto Nave Ospedale, che fornisce aiuti in Madagascar e altre zone in Africa. Una serata quindi all'insegna dei sorrisi e della riflessione, che avrà un proseguo anche domenica alla Casina delle Palme con una caccia ai tesorini, dove i bambini giocheranno a trovare un tesoro che poi verrà donato alla nave ospedale. L'evento sarà ripreso dalla nostra emittente e trasmesso integralmente nei prossimi giorni.